Ragazzi, come rovinarsi la serata? Sono le 21.08. Non mento, sono le 21.08. E sto per registrare Bird Divers of Italy. Un orario perfetto per andare a letto in maniera nervosa. De merda. Volevo darvi anche questi piccola news. Intanto, grazie mille perché la reazione di Palermitana nelle guide è andato molto bene, quindi grazie. In quella serie non ci sarà una cadenza bisettimanale. Non avrà una cadenza perché registro effettivamente quando ho del materiale. Al momento non ne ho, anche perché sto usando la macchina pochissimo. Visto che fa bel tempo, uso praticamente sempre lo scooter. Quindi sarebbe carino mettermi una GoPro in testa e riprendere quante cose mi succedono con lo scooter, ma non ho minimamente sbatti. Indi per cui i palermitani alla guida non avranno una cadenza, diciamo, fissa, ma sarà un po' a cazzo de cane. Nel frattempo c'è sempre Bird Divers of Italy che ci salva. Vi lascio chiaramente sempre il link qua sotto in descrizione e andiamo a vedere come hanno guidato gli italiani in quest'ultimo periodo. Siamo a Modena, con Giumbolo. La 500X taglia la strada. C'è la precedenza. La prossima volta facciamo un incidente. Calmo un cazzo. Calmo un cazzo. Si è arrabbiato. Genova. Col monopattino sulla destra. Porco due. Minchia, mi è venuto. Ma che cazzo succede? In un istante stavo morendo. Ma che gli è preso, raga? Ha frenato troppo col freno davanti. Minchia. Ha rischiato il frate. Carbonera, BMW si avvicina in maniera esagerata. Allora, supera il furgone che sta uscendo. C'è il semaforo rosso. Mette la freccia a destra. Attenzione. Ah, ma mi è arrivato nell'abitazione. E vive di fronte al semaforo. Mi piace. De nada. Esatto, de nada. Terranova Bracciolini, che non ho idea di dove sia. Qualcuno fa qua. Orco du. Madonna, raga, ma come ha fatto la Citroen dietro a non prenderlo? Cioè, ma che riflessi ha avuto? Madonna. Cioè, raga, non si spiega come che non l'ha preso. Non si spiega. E se n'è andata. Cioè, come se nulla fosse successo. Non è che si è fermata. Un miracolo c'è stato, eh. Quello si sta fermando, giustamente, mi gioia. San Lazzaro di Savena, Bologna. Questa strada ha doppio senso, palesemente. Questa è la macchina che sta arrivando. Un camion. Cioè, se ti prendeva, frate, eri diventato cibo per animali. Siamo a Bari. Semaforo rosso. 500X che va, non ho capito dove. Questa tra l'altro è una telecamera di sorveglianza, nemmeno una dashcam. Ma non capisco cosa sta facendo. Che fa? Guarda che prende il palo. Guarda che prende il palo. Ma che... Raga, ma che cosa stava facendo? Ma figa, non lo guardi. Appena ha preso un chilometro orario, cazzo, devastato il semaforo. il semaforo era messo tipo appoggiato. San Michele dell'Adige, all'Adige. Cosa cazzo fanno? Ma la destra! Bicchia, aspettavo proprio una bestemmia. Ma la destra! E parteva un bestemmione. Genova, non si vede una cippa. Una bella musica, ecco. Una macchina. Porco disco. Che c***o c'era per strada? Vediamo. No. Ma questo gli avrà spaccato il paraurti sicuro. Che fastidio. Cura Carpignano. Guardalo, guardalo, figlio di puttana, la troia di tua madre. Minchia, questi insulti però mi sono piaciuti proprio dal cuore, mio caro India Chioleco. Siamo a Prato. A Prato ci sono molti prati, comunque. Rotonda. Madonna, esco lì. Ma dove guardi? Ma frate, ma come cazzo hai fatto? Cioè, ma che figa. C'è una rotonda enorme, mi va a prendere il marciapiede. Minchia, hai spaccato i copertoni 100-100, frate. Meno male che la tua macchina era alta, perché se avessi avuto una Tesla lasciavi lì la batteria, ecco. Semaforo arancione, ci si ferma, giustamente. Qualcuno con rosso passerà. Il torinese in trasferta, palese. Siamo a Traona. Piano, piano, frena. Minchia, effettivamente a cannone è salito il doblò. Ma cosa è fermato? Una strada di merda, eh. Catania. Questa strada ci sono passato tante volte. Penso sia quella che poi va verso i paesi etnei. Vabbè, comunque sti cazzi. Chi su taglio la rotonda palesemente? Ha tirato dritto. Esatto. Ma andiamo a Roma. Semaforo rosso, ci si ferma giustamente. Ma arriva un torinese. Chiaro e classico. Andiamo a Firenze. Taglia la strada totalmente, sto coglio. Ma andiamo Caldes. Minchia. E cosa cazzo? È passato un missile. Cioè, quello stava andando, raga, a meno 140. Siamo a Lodi. Cosa fa? Oh, il marciapiede. Ma se la strada è grande, enorme, come cazzo fate a prendere i marciapiedi? E 45 Napoli. La panda, la punto. No, ok.
Porca madosca! No, aspetta, devo rivedere, non ho capito che è successo, figlio. C'era praticamente questo qui che stava sbagliando l'uscita, quindi si stava reimmettendo in autostrada, credo sia, e la panda lo ha sbocciato in pieno, proprio totale. Cioè, raga, la panda è esplosa appena l'ha toccato. Porca vacca, Raga, ma si è staccata la ruota con l'ammortizzatore? Minchia, ma si è staccata la ruota in tutto l'ammortizzatore. Danni seri, cat. E anzi, non si è cappottata, per fortuna. Minchia, greve, sì. Cosa sta succedendo qua fra questi cos'è il multiverso? Dove vuole andare sta 500? Ma che vuole fare? Guarda che stupida la 500. Deficiente. Ma raga, proprio da picchiare questo. C'è proprio da fottere a legnate. Mi sto arrabbiando, visto? La mia Torino. Vediamo. Semaforo rosso per svoltare a sinistra. Guardalo, guardalo. Che coglione. E passa. Regolare, bro. Cade gli oppi. L'Audi. Guarda caso. Non sono. Ok, sono stereotipi, no? Però guarda caso, quando succedono le minchiate sono sempre o BMW o Audi. Ma perché? Ci sarà una connessione astrale che fa coincidere le cose, no? Prato. Di nuovo nella città dei prati, ecco. La signora sta attraversando fuori dalle strisce pedonali. Arca madosca! Però pure sia signora fuori dalle strisce pedonali, signora. Anche lei è intorto. Vernio. Sorpasso del puntino su linea continua e in curva. Ecco, questo è un po' una cazzata, ecco. Raccordo Arezzo, battifolle. Cioè, gli è dovuto lampeggiare quello dietro per farsi accorgere, per fargli accorgere che stava arrivando un camion enorme. Cioè, non l'ha visto. Questo quando si mette in autostrada o nelle statali, no? Non guarda il retrovisore, lo specchietto laterale per dire, ah, vediamo chi c***o sta arrivando. No, lui è gritto a cannone. Stupido umano. Incisa Valdarno. Oh, frate, minchia, cioè, ma va pure i fari spenti, sta minchia macchina. Cioè, raga, non si vedeva, ve lo giuro. Non c'è, no, raga, questa macchina ancora qui non esiste, non c'è. No, non c'era questa macchina, è spawnata lì proprio in quell'istante. Ma andiamo a Milano. Rosso per svoltare a sinistra. Raga, per quale miracolo? Cioè, per quale miracolo non l'ha presa? Per quale miracolo non l'ha presa? Cioè, quella ragazza veramente si deve fare un bel segno della croce. C'è Paloni. Che cazzo è c'è Paloni, poi? Beh, non mi piacciono più questi, via, bad drivers, non li inserire nemmeno più, sono troppo easy, troppo frequenti. Faccio questo, mi interessa. Milano, di nuovo. Strisce pedonali. Per poco si davano un bacetto, l'Alfa e il Fiorino. Abissola! Questi escono da qua. Orco 2, minchia. Effettivamente è sfiorato, ma classico. Ne vedo di tutti i giorni, ecco. Romea. Ravenna, Chioggia, Adria, Monselice. Che belle. Ma cosa c***o ti fermi qua? Ma sei deficiente. Ma cioè, si ferma in mezzo al... sono d'accordo con Busamenem. Guarda, mortacci tua. E di chi t'ha messo al mondo a testa di cazzo? Tua, eccolo. E con il telefono ha continuato. Gaggiano di nuovo. Si ripresenta. Hai fatto 20 anni fa, 5 anni fa, 5 anni fa. Questo mi sembra, diciamo, un meridionale. Ecco, un po' in trasferta dall'accento. Non mi sembra proprio del luogo autoctono milanese. Cornuto, bello dal cuore, sei un cornuto. Ma che bello. San Felice sul Panaro. Questo quando si deve fare mandare un pacco, località San Felice sul Panaro. Che la noia. Già me è noia scrivere Palermo, pensa San Felice sul Panaro. E se ne va, come se nulla fosse successo. Il camion perde una ruota. Oddio, l'hai presa. Madonna, ma se n'è accorto? Spero di sì. Bolzano Vicentino. Questo è fermo in mezzo al nulla dopo una semicurva. E poi mette la freccia e gira. Orco 2, minchia, mi sono scansato. C'è passato un animale, ecco, la zona animali siamo. E lui mi va piano. Che bella!
Ma meravigliosa, meravigliosa. Signori, che dire? Direi che mi sono arrabbiato abbastanza per stasera. Spero che anche voi non vi siete arrabbiati. Cioè, che vi sia sempre da monito questa serie per guidare sempre meglio. Che sia uno sprona a tutti i giovani che si mettono alla guida a guidare bene. Io lo faccio principalmente per questo, per diffondere il messaggio della guida corretta. Mi raccomando. Ci vediamo con una prossima puntata. Grazie.